Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi top 3 raga, perdonate il mio inglese, top 3 di OTR. Vi faccio vedere i 3 metodi migliori per andare in OTR ragazzi. Come primo metodo requisiti ci servirà l'attico di lusso con all'interno questa attività che vi lascio in descrizione sia per PS che per Xbox ragazzi. E quindi a questo punto dobbiamo entrare all'interno dell'attico di lusso. Una volta che siamo ragazzi all'interno dell'attico di lusso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere la possibilità di partecipare su Anawak, o perlomeno qualcuno che sta in mira differente da noi ragazzi. Per Xbox l'attività si troverà più o meno in questa situazione ragazzi, la vedrete in questa maniera, mentre per PS probabilmente sarà nascosta dietro il muro, ma il glitch funziona lo stesso. Quindi ci mettiamo qua raga e andiamo a cercarci o un Anawak o un qualcuno comunque sia che sta in mira differente da noi e andremo a unirci alla partita. Una volta che ci uniamo alla partita raga, cosa facciamo? Accettiamo il primo messaggio e andremo a rifiutare il secondo messaggio. Facendo ciò ci buggeremo e potremo continuare il glitch. Quindi una volta accettato il primo e rifiutato il secondo, ci mettiamo in questa posizione, guardate bene, in modo da avere la freccia a destra per entrare nell'attività e anche il menu ragazzi per andare giù nella Music Locker. Quindi una volta che avete trovato la giusta posizione, cosa facciamo? Andiamo su Music Locker, clicchiamo una volta A o X e subito dopo spammiamo freccia destra. Se avete azzeccato il timing, sarete andati sotto mappa e quando spawnerete sarete in OTR ragazzi. Allora, come ben sapete, ogni OTR c'ha il suo difetto. In questa OTR abbiamo le armi, non possiamo chiamare i veicoli da Motorcycle Club, ma raga, se morite vi sbaggate, quindi è un OTR un po' del cavolo. A questo punto passiamo al prossimo OTR raga. Questo OTR lo si fa con il Brickade, quindi dovremo avere il Freak Shop con il Brickade raga sbloccato, finendo almeno la prima dose delle missioni e pagando quei 700.000 dollari. A questo punto cosa facciamo? Una volta all'interno del Freak Shop ci dirigiamo direttamente dentro il Brickade. Una volta che siamo all'interno delle Brickade dovremmo avere pronto ragazzi un elenco partite con almeno una gara stante all'interno. Praticamente è lo stesso del badge della IAA che avevamo creato in passato. Quindi una volta che siamo all'interno del Brickade ci mettiamo in questa posizione per uscire, in modo che in alto a sinistra abbiamo gli slot. Stiamo sullo slot esci ragazzi, clicchiamo il menu di pausa e per l'appunto andiamo a cercarci il nostro elenco partite con una gara stunt all'interno. Io userò quello della IAA come vi ho detto prima, non lo sto a creare un altro ragazzi. E cosa faccio? Vado apposta proprio sull'elenco e spam A o X se giocate da PS, in modo tale da avviare l'elenco ragazzi e uscire dal Brickade. Infatti come vedete in alto a sinistra si glitcha il menu e una volta che avete spammato A vi farà entrare dentro l'attività dell'elenco partite. A questo punto quando siete all'interno dovete semplicemente quittare e già in questa schermata capite che c'è qualcosa che non va perché è tutto glitchato. E una volta che saremo spawnati, sbadabam ragazzi, avremo l'OTR infinita. Potremmo anche morire 700 volte, rimarremo sempre in OTR. Quindi a questo punto passerei al terzo regà. Allora, per fare questo come requisito ci servirà il CEO, quello piccolino da 1 milione, con all'interno in un garage un festival bus. Il festival bus dovete prenderlo da un amico, quindi farvelo passare col gift card to friends con lo scambio veicoli. Quello della Pegasus ragazzi non va bene. Quindi un amico può prendere quello della Pegasus e passarvelo con lo scambio veicoli. Comunque a questo punto una volta che avete il festival bus dentro un piano del CEO, ipoteticamente il 2, cosa fate? Lo chiamate e rientrate il festival bus nello stesso piano.
Una volta che siete in questa schermata, ragazzi, che anche se avete il teschio dovete semplicemente sbattere due o tre volte e romperlo prima di farvela dare, cosa facciamo? Appunto clicchiamo sullo slot dove era già parcheggiato il Festival Bus e appena parte l'animazione, quando cliccheremo AOX, apriamo il menu di pausa. A questo punto dobbiamo unirci a Anawak, ragazzi. Allora, per chi gioca da PS basterà semplicemente accettare tutti i tre i messaggi che vi darà una volta che vi unite. Invece su Xbox, raga, dovete accettare i primi due messaggi. A quel punto vi farà entrare nell'attività dove sta Anawak. A quel punto voi uscite dall'attività semplicemente cliccando B. E quando spawnerete, sbadabam, ragazzi, saremo in OTR. Questa OTR è pesantissima, veramente tanto, raga, perché per sbagarvi dovete chiudere per forza il gioco. Ma la cosa più bella è che questa OTR è veramente comoda, perché si può scambiare, si può duplicare, si possono fare un sacco di cose. Quindi a questo punto, ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savic, supportate il canale. Se volete vedere dei video inediti in biffe e chissà cos'altro mi passerà per la testa, abbonatevi, ragazzi. E niente, alla prossima. Sbadabam.